Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Hot Motors Week, la fusione di due grandi eventi, il Custom Road e Fashion and Tuning. E siamo qui oggi per raccontarvi questa fantastica giornata a suon di rombo di motori. Prima di cominciare ricordatevi di mettere like e iscrivetevi al canale. A tra poco! Bene ragazzi, siamo qua con Raffaele, presidente dell'SS33 Sempione Club FMI, organizzatore del Custom Road. Benvenuto Feneasi, benvenuti a casa vostra. Questo è il mondo custom, la possiamo chiamare un po' la vostra casa. Assolutamente. Allora, quest'anno, come sai, siamo ritornati a Malpensa Fiere. Ci siamo riorganizzati durante l'anno, ci siamo preparati per creare uno show senza precedenti. E quest'anno il Custom Road si presenta qui in una nuova veste, Hot Motors Week, perché abbiamo unito il mondo delle moto col mondo delle auto tuning customizzate, e non solo, perché sai che fuori sta succedendo un po' di cose. E in più abbiamo inserito un argomento nuovissimo, un nuovo contest organizzato con dei giudici d'eccezione che dopo ti presenterò, che si chiama Custom Fight, che avrà luogo da sabato a domenica. Bello. E domenica verrà premiata la moto più bella di questi contest. È qui con me Cisco Airbrush, Francesco di Crazy Oil e Mario di Chopper Couture, direttamente dalla Germania, che sarà un giudice integerrimo per questo contest. Avremo tanto di schede valutative, inizierà oggi la prima manche e domenica la seconda manche, che vedrà premiata la moto più bella. E poi ti voglio ricordare l'appuntamento di fine mese alla pista di Lainate per il nostro demo road con tutti i test delle 13 case motociclistiche che ci hanno già detto di sì, e quindi vi aspettiamo in pista il 25 e 26 di maggio. Grazie. E ragazzi, siamo qua con Riccardo, l'altra anima di questa Hot Motors Week, perché è l'organizzatore dell'evento Fashion and Tuning. Ciao a tutti. Cioè, adesso questa giornata è iniziata alla grande. Abbiamo iniziato con la caspato, con le prime battaglie, che finiranno domani mattina alle 11, e dopo di pomeriggio avremo le 4 vincitrici. Con il Tiglione 1 abbiamo anche altre altro contest pieno di espositori, tanti influencer da Arab GT, Paki, Fede Perlam, Carmageddon, Device, Lambo e tanti altri. Vi aspettiamo domani ancora a Malpensa Fiere. Grazie a tutti. E Godzilla, cosa ci fai qua a Hot Motors Week? Beh, allora, io sono una sorta di menestrello, presentatore direi irriduttivo. Fatto sta che in questi due giorni noi vivremo delle vere e proprie battaglie stile wrestling, degli incontri macchina contro macchina, moto contro moto. Abbiamo due tabelloni, ovviamente, uno per le quattro ruote, uno per le due ruote, una sorta di cars battle e motor battle. Ci saranno dei giudici che decideranno i vincitori di questi testa a testa. Alcune auto passano al turno successivo, alcune moto passano al turno successivo, finché il tabellone non si conclude e non c'è un vincitore, sia per la categoria auto che per la categoria moto. La Royal Rumble. No, più che la Royal Rumble, una WrestleMania, vedi, bello, qua? Bello. Una WrestleMania delle moto e delle auto. Bellissimo, grazie. Ciao. E ragazzi, siamo qua con Alberto di B-Fuel. Abbiamo visto la loro moto che hanno portato qua al Bike Battle Gerser. Ci è piaciuto un sacco, ce la devi raccontare. Ma allora, è un progetto molto semplice, è un progetto molto veloce. L'abbiamo fatto per conto di Harley Davidson. È una delle tre moto che abbiamo realizzato tra l'anno scorso e quest'anno in B-Fuel. Il progetto di base era trasformare questa moto con pochi dettagli, pochi accessori, e far capire che i nuovi Revolution Max, la nuova serie di entry per quanto riguarda Harley Davidson, potessero essere stravolte come è tradizione del marchio Harley Davidson, certo, da sempre. Abbiamo realizzato una verniciatura customizzata col metal flake su tutte le parti di carrozzeria. Per tutte le componenti di plastica invece, piuttosto che cubicarle, piuttosto che lasciarle nere di plastica, quindi avendo un aspetto abbastanza economico, certo, abbiamo scelto di non sostituirle e di farle verniciare sempre in carrozzeria con questa tecnica schizzata. Ah, bello, bello. Tutto ricoperto di trasparente, e già la moto si presentava parecchio diversa dall'originale. Accessori a catalogo Harley Davidson, come le manopole, come il filtro aperto, le pedane, le decorazioni del motore, dei carter,
hanno leggermente impreziosito quella che è a tutti gli effetti una moto stock, perché a livello di motore non abbiamo fatto niente se non eliminare una sonda dallo scarico. Lo scarico è assolutamente originale, eccezione fatta del silenziatore che manca, e al suo posto c'è un semplice tubo che dopo il catalizzatore va a dargli un po' di voce a questa moto che altrimenti sarebbe davvero troppo anonima. I paracalori sono stati verniciati in ceramica fucsia e la sella è l'originale, con ancora i fianchi originali, solo la parte interna è un materiale di tappezzeria fatto fare poi dopo dal nostro tappezziere. Cerchioni bianchi, i soffioni sugli ammortizzatori, un po' come si fa sugli Sportster, come gli 883, 1200, eccetera eccetera. Per il resto la moto è completamente stock, ha un bel sound e attira lo sguardo. L'abbiamo fatta per il nostro capo Ginny from the Lakes, quindi è votata a un pubblico femminile, e le abbiamo dato questa chiave un po' funky, che secondo me si addice tantissimo sulla moto. A certo. Me piace, io l'ho guidata, è leggera, si guida bene, è molto bella, e vediamo come si comporterà in questa battle. La competizione è abbastanza aggressiva, però il nostro progetto secondo me funziona. Grazie a voi. E ragazzi, qua a Hot Motors Week c'è anche un sacco di beneficenza con Fondazione Il. Mauro e Giusy stanno per partire per un lungo viaggio. Andremo a Capo Nord, partiremo quest'estate, saranno 12.000 chilometri, 15 nazioni, arriviamo a Capo Nord e poi giù dalla Finlandia fino a Rovaniemi, Babbo Natale, e poi Romania, Ungheria. Poi andremo in Serbia e fino a Međugorje. A due ruote. Vespa 125. Vespa 125, la mia, che è quella dei poveri, e la sua è quella bella. E una 200 rally del 74. Che belle. Grazie mille. Grazie a voi. E ragazzi, qua Hot Motors Week, nuovo cappello. Non so come ringraziarti, uno dei migliori cappelli che ho venduto nella giornata. Grazie. E adesso inizia la Cars Battle. Adesso si mangia, cannella arrabbiata. Ci sono anche gli spettacoli di trial qui. Ciao ragazzi, siamo Harley Davidson Legnano e vi aspettiamo al Demo Road. E ragazzi, anche gli Hurricane qua a Hot Motors Week. Ciao ragazzi, vi aspettiamo, non mancate, 14, 15, 16 giugno a Dutande Party a Cassano Magnago all'area feste. Ci sono tantissimi show qui. E ragazzi, abbiamo incontrato Maurizio Perin, che ha appena rischiato la vita allo show di Trial e Angie Time, e tra poco ci sarà il loro show. Allora Mauri, siamo pronti? Dove siamo? Diciamo subito dove siamo. Siamo al Caston Road. Esatto, oggi siamo qui insieme come sempre. Allora ragazzi, allora cosa vogliamo fare oggi insieme? Raccontami cosa. Beh, vuoi facciamo fare? Facciamo uno show con le moto, sì? Iniziamo con una moto naked per poi passare a due Harley Davidson, per poi andare anche sui buggy. Tutto insieme appassionata. Ma diamo gas, cioè, seriamente, vogliamo fare la roba yeah, rock and roll come al solito? Diamo gas a manetta. Aperto gas. Senti, ma la piccolina, la Papio, me l'hai portata anche oggi? La Papio ce l'ho, poi la vedrete. È un'attrezzatura magica, però è la preferita soprattutto dei più piccoli, quindi magari dateci un occhio perché lui gli piace, si gasa, ci diamo proprio il gasamento totale, perché è una moto diversa, piccola, compatta, ma fa delle evoluzioni diverse. Allora Mauri, facciamo un saluto rock and roll come piace a noi. Sei pronto? Yes. Uno, due, tre. Yeah! E ora inizia la Bike Battle!
E ragazzi, qua questo fantastico evento, amo la mia Audi. Eh sì ragazzi, ebbene sì, non me ne faccio scappare uno ragazzi, guardatela qua. Poi non guardate il mantenitore, i dettagli. A parte che oggi sembra una carota, figa. Sembra tutto... Attenzione! Ciao, ma siamo una combo imperdibile, non so se avete visto anche le macchine del piccolo boss. Il piccolo boss l'abbiamo visto come bellissime. Ogni anno ci dobbiamo superare, quindi l'anno prossimo ragazzi, mi raccomando, seguiteli. Tutti i raduni che fanno dovete andare. E ragazzi, abbiamo visto due auto spettacolari, le macchine di piccolo boss. Raccontaci un po' questi capolavori. Allora, questi capolavori sono nati da un'ispirazione da bambino. Max Bunny, praticamente coniglietto negli anni 90, è il mio fan. E ecco, l'ho voluto mettere sulle mie auto per strappare un sorriso a tutti, a piccini, certo, grandi. E le colorazioni e le grafiche sono state scelte da me e abbiamo creato queste due splendide macchine. Allora, questa Lamborghini è praticamente ha un kit super leggera, paraurti davanti 5,70, lame in carbonio, diffusore in carbonio e spoiler in carbonio e cerchi Huracan performanti. La Porsche invece sono dei cerchi PS Wheels fatti su misura per me, il disegno è stato appositamente disegnato a mio piacere e poi la macchina ha solamente un assetto fatto e basta, poi la macchina è perfetta così. Bellissimo, bellissimo, grazie mille. Di niente, grazie a voi, seguitemi. Ragazzi, siamo qua con gli Auto Club Style Family, hanno portato la loro moto alla Bike Battle. Siamo qua, abbiamo deciso di partecipare alla Bike Battle con la nostra moto che si intravede là in fondo. Siamo venuti dagli amici di SS Sempione al loro evento, ci ha fatto molto piacere che ci abbiano invitati e siamo venuti molto volentieri. L'evento è un bel evento, c'è ancora domani, quindi venite. Assolutamente, non mancate. E poi noi ci vediamo a Lignano. Poi noi ci vediamo la settimana prossima al Bike Up Fest a Lignano. Bene, bene, verremo a scroccarvi la birra. Va bene, per forza. Bene ragazzi, questo video è finito. Ricordatevi di mettere like e iscrivetevi al canale. Alla prossima. Alla prossima.